commissario di peso. Non è che ce l'aspettiamo noi, se l'aspetta l'Italia, perché giustamente l'Italia ha un ruolo a prescindere da come vota o dai governi o dalle simpatie delle sinistre italiane ed europee. L'Italia può stare, deve stare a testa alta in Europa. Grazie a Giorgia Meloni fa valere le proprie ragioni anche senza la necessità di rincorrere gli altri col cappello in mano. Ma secondo Devo dare il lei, centro l'ultima di una scusa, ma politica. secondo lei la nomina diciamo, dell'inviato speciale per il sud del Mediterraneo alla Spagna è una conseguenza del no della Meloni alla von der Leyen? No, non c'entra niente. No, sono anche organismi diversi, Sì, sta parlando della certo, NATO rispetto a loro. No, però. Certo, non però. penso che ci sia una grossa confusione se uno solo ipotizza che ci siano delle conseguenze legate a questo. La preoccupano le scaramucce a distanza tra Lega e Forza Italia per la stabilità della maggioranza? La maggioranza è stabile, non, a memoria, sfido chiunque a trovarmi da quando esiste la Repubblica in Italia. Una maggioranza di governo così coesa, in cui non c'è un solo atto che viene discusso tra all'interno della maggioranza con voti diversi alla Camera, non c'è un solo atto in Consiglio dei Ministri che crea tensioni, la maggioranza va avanti serenamente. Non siamo sovrapponibili, siamo compatibili ma non sovrapponibili. Quindi è normale che ci siano, cioè è normale che ci siano delle sensazioni diverse e delle espressioni diverse, sono cose, dibattiti normalissimi. Tutti abbiamo, tutti, la consapevolezza della responsabilità che questa stagione di governo ci comporta e coerentemente ci stiamo comportando bene, in modo compatto e sereno in aula, in Consiglio dei Ministri e al cospetto degli italiani. Però si accusano a mezzo stampa di influenza gli uni con gli altri. Ma non una gara di influenza. Si leggono sulla stampa, appunto, ciò che accade a mezzo stampa. No, no, ciò che accade a mezzo stampa è interessante, massimo rispetto per voi giornalisti. Credo però che dal punto di vista concreto interessi agli italiani quello che accade nelle decisioni prese nei palazzi. Noi stiamo realizzando punto dopo punto tutto quello che avevamo promesso agli italiani in modo compatto, serio, a partire anche dalle riforme che servono, la riforma del fisco, la riforma della giustizia, la riforma del premierato, l'autonomia, la riforma che stiamo portando avanti, che porteremo avanti anche della sanità. Stiamo portando avanti le cose concrete che avevamo promesso agli italiani, senza litigare su quello che serve davvero. Poi nei commenti, nei giornali, con l'estate, è normale, ciascuno marchi le sue posizioni, ma va bene così, altrimenti saremmo tutti lo stesso partito. Onorevole, Speranzoni che parla? No, Speranzon dice quello che ho detto esattamente io, che siamo compatti e sereni negli atti concreti. Se mai qualcuno dovesse far venire meno questo, ci sarebbe un problema politico, ma non c'è, perché negli atti concreti di aula e di governo siamo serenamente compatti sempre tutti.